Fulvio. Chi è? No! Buongiorno. Ma prima mattina! Ma per la mattina l'ho in bocca, voi mi fate arrivare l'arrogante. Oggi è martedì. Scusami, arrogante, guarda che c'è sta pentola qua che fumava da quando ho iniziato la sigla, Sì, no. Lo so, perché l'ho messa È normale? Sì. Mm. Sì. Va bene, arrogante, scusi, che ricetta fa oggi e perché fa questa ricetta? Oggi facciamo un ritratto di un raviolo di burrata. Guarda, non ci sto più in questa cucina, mi allargo. Ma senti, ma ha ricevuto anche un premio, no, questa... Sì, io, anche altri miei colleghi, anche di qua. Da ieri Paolo Massobrio, ieri c'è stato Gatti, la presentazione... amico, lo saluto caramente. C'è stata la presentazione Massobrio. Gatti Massobrio. E abbiamo preso la corona radiosa. Che bello, vedi? Bellissimo. Che meraviglia. Adesso aspettiamo, aspettiamo a fine mese la Michelin. Ah, la stella. No, bella stella. Sì. Aspettiamo a fine mese, il 22 mi sembra, esce la guida. Ma una non puoi darmela. Una ce l'ha già. Una, va bene. No, ma lui bisogna confermarla. È già problematico bisogna tenerne una, anche Antonella. La stella, anche Antonella, quindi bisogna riconfermarla. Aspettiamo fiduciosi. Allora Anto, per fare questo ritratto di raviolo di raviolo di burrata, perché l'abbiamo chiamato ritratto? Perché sai che io sono in un ristorante del centro storico affrescato da Bernardo Strozzi del 1600 e allora c'è il ritratto di un raviolo di burrata, c'è l'acciuga su tela, ci sono questi nomi che sono un pochettino, che riportano un po' la memoria della storia, è no? Giusto. Della pittura. E quindi bello. E allora abbiamo cercato di fare questo. Proprio nella carta questo... È in carta, sì, adesso perfetto. No, veramente in questo periodo qua no, però è stato in carta. Secondo me lo devi rimettere dopo oggi. No, vabbè, vediamo. Sì, ma ogni tanto lo metto perché arrivano delle persone che lo chiedono. È chiaro che... farlo in ristorante per, non so, 2 o 3 persone precise, cerchiamo di farlo il meglio possibile. Esatto. Ma iniziamo dalla pasta. Abbiamo messo 200 grammi di farina 00, abbiamo messo 50 grammi di semola, abbiamo messo 6 tuorli d'uovo e un uovo intero e facciamo la pasta. Ok. Allora, adesso facciamo il ripieno. Io ho utilizzato, perché quando si parla di chilometro zero, no? Però il chilometro zero, io penso sempre che sia il chilometro zero italiano. Quindi abbiamo usato la burrata. Strano che tu pensi il chilometro zero in italiano. Di solito il tuo chilometro zero è Genova e dintorni. No, è vero o no, Lorenzo? Massimo Busalla. Ma infatti poi abbiamo messo... Però sei andata a prenderlo da Antonella Ricci, la burrata. Me l'ha portata lei. Te l'ha portata lei. Ecco. No. Poi gli faccio... Ha una bufala in giardino. Cosa hai detto? Che hai una bufala in giardino. No, gliel'ha portata Antonella perché la burrata è roba sua pugliese. Quindi due belle burrate con il formaggio grattugiato. Esatto, mettiamo un po' di formaggio grattugiato e frulliamo e otteniamo questo ripieno. Questa è una bella idea, quindi la burrata con il formaggio grattugiato e questo sarà il ripieno del nostro raviolo. Esatto, non mettiamo altro perché deve sentirsi il profumo e il gusto della burrata. Il gusto della burrata, quindi la burrata ha tanto sapore, no? Beh, ha un bel perché gusto. C'è che cosa ha dentro la burrata? Quindi è anche piena di panna la burrata. Sì, cioè, forse... guarda ti faccio vedere una cosa. Non c'è. Però guarda, giusto per farti contento, bravo, la facciamo, la rendiamo leggermente. Ho messo un po' di panna. È un po' di panna. Vabbè. Cose dell'altro mondo. Cose dell'altro mondo. Allora, non mettiamo sale, non mettiamo pepe, lasciamo così e la andiamo a mettere all'interno di un sac à poche. Come hai già fatto. Come ho già fatto, con una bocchetta. Allora, qua nel frattempo abbiamo fatto la pasta, ma chiaramente anche la pasta l'abbiamo già fatta. Certo. Eccola qua. Ok. Poi abbiamo degli altri ingredienti. Abbiamo del pesto, chiaramente. Ma guarda. Basilico DOP di Pra. Prescienze, abbiamo dei funghi, del cavolfiore e del broccolo. Queste cose qua andranno bene a guarnire. In che modo? Allora, in che modo? Intanto mettiamo. Parlami un attimo della prescienze. Sì, la quagliata genovese che solo a Genova chiaramente si può trovare. Infatti qua l'abbiamo richiesta ma non c'era, allora l'ho dovuta portare io da casa. Ma guarda, un pezzettino di prescienze fallirai, no? Ho capito. E poi, perché non la tengo? Ma è quella qua? Che si usa anche per la focaccia di Recco. Comunque, l'ha portata Rick Bono o l'ha portata Alpi? Volevo capire un attimo. No, però si usa adesso, quando uno non trova la precisione. Ma perché devi dire queste cose che non sono perché mie? Perché l'ho letta. Ma dove l'hai letta? La precisione non va nella focaccia. No, allora, che cosa la utilizzi? La precisione noi la utilizziamo per fare...
non so, le torte salate, i ripieni alla genovese, ma non la focaccia con la focaccia di Recco invece si usa? La focaccia di Recco. La crescenza. Si usa un formaggio tipo crescenza. Quindi se uno non ha la crescenza adesso per fare sto piatto, può usare la crescenza? O sì, deve... può usare assolutamente. Invece che usare? La prescinzione? Sì, può usarlo. Sì. Volendo, sì. Ma non la focaccia. No, può usare può usare la crescenza. Può usare anche un po' di ricotta, volendo. Con un po' di yogurt, mischia. Bravo, quello così è più leggero. Allora, leggera. Qui mettiamo i funghi, l'abbiamo già puliti, funghi. Chiaramente. Qua abbiamo messo il broccolo e qua abbiamo messo i cavolfiori. Sì, il broccolo e i cavolfiori sono già cotti. Esatto. Lo diciamo perché sennò magari uno non lo capisce. Con i cavolfiori cotti e con il broccolo cotto abbiamo fatto anche una crema. Non abbiamo aggiunto niente, solo un po' di acqua di cottura, abbiamo ottenuto queste creme qua. Ok. Sono stato chiaro? Sei stato chiarissimo, okay. Guarda, adesso ti metto un po' a posto perché io te vedo, sennò dopo con tutta la roba lì davanti. Vabbè, qualcosa dovrei pur fare, nel senso. Sì, hai ragione, infatti non faccio niente, no, io sono vabbè. Qua allora, a far niente, qui capito? Qui mettiamo un po' di farina, ok? E tiriamo la pasta, possiamo farla col mattarello, ma... Facciamo un po' meglio. Beh, così. Già che abbiamo, okay. Abbiamo, ecco. Allora, la tiriamo un po' sottile, ma non esageratamente sottile. In questo modo. Come fa? Ho messo il turbo, ma se no. Ha messo il turbo, guarda che roba. Voilà. Ecco. Allora, Anto, oggi ho fatto fare un'altra spesa. L'ho comprato io, però. Allora, guarda un po'. Ma no. La raviolatrice. La raviolatrice sì che sembra quello per mettere allora, Anto, porta anche le telecamere da casa, eh. Si porta tutto. Sì. Quella che c'è scritto Bolzanetta. Allora, passiamo un pochettino con questo... Cos'è quel robino lì? È un mattarellino piccolino, ma esatto. Che bello. Questo è allora, carino. Qua l'abbiamo... Questo naturalmente non è tuo. Sì, tutto mio. L'abbiamo infarinato. Tutto tuo. Così. E lo mettiamo, vedi? Lo mettiamo qua. Poi, che simpatia ha portato oggi. Guarda che poi ce n'è anche per te. E poi lo riempiamo così, vedete, con la nostra burrata, il formaggio grattugiato, un goccino di panna se serve, se no va bene così. Attenzione alla testa perché puoi tirarla un po' più su perché se no dalla camera alta si vede la tua testa e non si vedono i ravioli. Si vede la cerega dopo. No. Si vede? La cerega dopo. No, cerega non vedo. Nugherò. Cos'è là? Devi sapere, oltretutto, che quando ero bambino, ragazzino, mi lavavo i capelli tutte le mattine, no? Perché avendo i capelli a spaghetto, io tutte le mattine lavavo la testa sotto al rubinetto. Allora i miei fratelli mi dicevano, sì, lavati la testa tutti i giorni, che poi vedrai che te vieni e chi ha... Ce l'ho, non ce l'ho. Ce l'hanno loro. Ce l'hanno loro. Perché se la sono attirata. Vedi? Allora, lui è perfetto, potrebbe avere la chierica, no, può avere quello, no? Ma no. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Perfetto. Vedi che il maestro ti segue. Allora, Anto, sì. Qui tiriamo bene l'idea giù. L'idea è quella di mettere poi la cosa sopra la pasta e quindi fare questi ravioli. Esatto, ma questi si possono fare ravioli come si fanno normalmente, eh? Chi usa a casa... questa raviolatrice le puoi usare tranquillamente così. Se no lo fa normalmente. Se no, li fa però normalmente. È bello vedere insomma anche delle cose nuove. Però secondo me così ti vengono perfette tutti uguali. Esatto. Se sei come me un'imbranata è più facile. Ma non sei imbranata, stai migliorando tantissimo. Sì. Andiamo avanti. Tiriamo giù, eccoli qua. Vedi che belli. Guarda, perfetti. E adesso li andiamo a tagliare un pezzo. Così. E lo andiamo... Ah, li metti proprio così? Ne abbiamo altri qua, li mettiamo? No, uno solo. No, che deve portarli a casa. Non sia mai troppi, Non prendere iniziative. No. Allora, nel frattempo, queste creme le andiamo a mettere in microonde, le scaldiamo. Le possiamo scaldare tranquillamente anche in padella, ma noi le scaldiamo in microonde. Così sporchiamo di meno. Esatto. E poi iniziamo a preparare il nostro piatto. No, anche perché questo piatto che cos'è? Un Kandinsky, non lo so, cioè una roba... No, è un bel piatto. È un bel piatto. È un bottaro. Allora, È un bottaro. È un bottaro, un alfio. Prendiamo tutti i condimenti.
ecco qua, qui abbiamo del pesto, si vede che ha preso il... l'aria di Milano perché è venuto un po' scuretto, ma vabbè, ce ne facciamo una ragione. Per resto è normale. Scusatelo, io... Allora, oltretutto è da ieri che sono a Milano. Come mai? C'ho già l'aria dentro. Perché c'è una novità. Cioè? Apri anche a Milano? No, non è che apro. Cioè, però stiamo facendo una... Sto facendo una consulenza con un... con un albergo in Brianza. Ecco. E allora lo stiamo preparando, ci ho infilato dentro Cristina. Sai, ti ricordi Cristina, la mia seconda storica che avevo? Fidanzata. Ma cosa c'entra essere fidanzato? No, lo dici, la Cristina. Allora, a parte Cristina, io al momento penso alla zia Cri, primo. Poi dico, ma dai, malata, no. Poi penso alla mia Cristina, la mia assistente, amica storica. Poi penso anche a mia sorella che si chiama Cristina. Ma no, altro, perché è passato talmente tanto tempo, ci sta anche che Cristina era la tua seconda, è vero, che poi ti ha abbandonato. Mi ha abbandonato, poi alla tournée e adesso ogni tanto arriva. Vedi, figlio prodi. Allora l'abbiamo infilata lì. Hai capito. Ma va bene, direi bene. Ogni tanto quando mi scrive al telefono, penso sempre, perché sai, non è che ci sia la temperatura e il clima genovese, quindi in Brianza. E quindi? Beh, però ci saranno altre cose, cioè sì, non è che adesso Genova è il centro del mondo, l'ombelico del mondo. Allora, Anto, andiamo a condire il nostro raviolo. Bello, però tavolozza, devo dire che è bravo, ecco, il concetto. Ci proviamo. Grazie, Lore. Prego. Vedi? Lo si può condire anche di pesce. Una bella idea, di pesce, però l'idea della burrata del, è bello. Il pesto, naturalmente, che può usare solo lui e potete prenderlo solo a Genova, perché sennò, non è vero. Ma questo pesto l'avrà fatto Ricche Bono stamattina prima di venire? Sì, il mortaio. O l'avrà comprato? Ma l'ho comprato o no, l'avrà fatto ieri. Ecco, qua è la nostra burrata. Prescinsea. La prescinsea, scusami. Grazie. Perché la burrata l'abbiamo invece messa dentro nel raviolo. La prescinsea, ma se non l'avete, possono usare una, abbiamo detto, una ricotta con lo yogurt, piuttosto che un... Ma che bello. Un formaggio molle. Guarda, è molto bello, devo dire la verità. Prescinsea un po' acida, Per quello non è... ha un sapore un po' particolare. Una parte acida, una parte dolce. Praticamente una ogni parte boccone morbida. Che voi mettete in bocca ha un gusto diverso. Ah, no. Una domanda: ma sto piatto si mangia o si guarda e basta? No, il piatto si mangia, è anche buono. Meno male, perché non è una tela, eh. Anto, io ho cercato di fare del mio meglio. Ma è bravissimo, bravo, ritratto di un raviolo in burrata! Ivano Ricchebono, veramente, qua proprio un dipinto! Non è difficile da fare, provatelo perché è molto bello. Grazie Ivano!